Le persone fanno la differenza. Empowerment e miglioramento del clima lavorativo aziendale sono questi i temi del convegno di oggi organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori a Torino. Siamo nell'aula magna del campus universitario Luigi Einaudi, proprio dell'Università degli Studi di Torino. L'occasione è quella di parlare con quattro imprenditori che ci hanno raccontato quattro storie diverse, quattro modi di intendere la collaborazione e il rapporto con i collaboratori dipendenti della propria società. Vediamo l'intervista. Io parto dal concetto che un'azienda è un insieme di persone. Si diceva una volta che un'azienda è un insieme di immobili, macchinari, impianti e persone. Io mi limito alle persone perché tutto il resto è il risultato del lavoro delle persone. Quindi la persona è il punto di partenza. La capacità di creare una comunità dell'azienda che coinvolga in modo proattivo e continuo le persone è sicuramente, direi, l'unico vero fattore vincente oggi per le imprese. Le persone sono al centro di qualsiasi cosa nell'ambito di un'azienda, quindi è un elemento fondamentale, perché sono le persone che fanno le cose, sono le persone che progettano, che creano, che fanno squadra, che guardano al futuro e che realizzano e sicuramente migliorano il prodotto, ma quello è, diciamo, un elemento che ormai è scontato, perché la qualità è un elemento che deve essere alla base in qualsiasi cosa oggi noi facciamo. Per noi le persone fanno assolutamente la differenza. Noi siamo ancora in un business ipertradizionale dove la tecnologia è importante, ma è importante fino a un certo punto. Noi produciamo i capi da sfilata per le migliori case di moda internazionali e sono ancora le mani delle persone che fanno la differenza, quindi è assolutamente straordinariamente importante avere chi sa progettare, chi sa tagliare, cucire il capo in una certa maniera. Noi basiamo la nostra ricetta su due elementi fondamentali. Uno è la comunicazione, cioè rendere sempre le persone a conoscenza di quelle che sono le nostre strategie, che cosa stanno facendo e che cosa stanno producendo, e la seconda è farle crescere. L'Officina del Gruppo Giovani Imprenditori è il luogo dove le eccellenze imprenditoriali e la didattica si incontrano. Oggi non abbiamo intervistato soltanto degli imprenditori, ma anche dei consulenti che ruotano intorno al mondo del lavoro e al rapporto tra imprese e dipendenti. Vediamo. Noi siamo concentrati molto su un servizio alle imprese relative sia ai consigli di amministrazione sia ai top level dell'azienda e quindi la ricerca è indifferentemente su tutti i profili professionali al massimo livello organizzativo, dall'amministratore delegato ai suoi primi livelli, e quindi diciamo che oggi esiste una necessità che si determina sulla base delle tendenze strategiche dell'azienda, soprattutto nei processi di internazionalizzazione, ma tocca un po' tutte le professionalità. La contrattualistica ci permette di avere diverse tipologie di incentivi per simulare la produttività anche del personale. Proprio perché le persone fanno la differenza, diciamo che puntiamo sul fatto che il capitale umano determina la capacità di un'azienda di crescere attraverso le persone. Questo significa che più le aziende puntano sulla valorizzazione delle proprie risorse umane e più riusciranno ad ottenere successo. Le persone dovranno sempre più fare la differenza. In passato probabilmente non c'è stato questo accento molto forte sul talento, su come trovarlo, ma soprattutto coltivarlo. Attualmente un'azienda non può esimersi dal farlo.